Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con TRG Notizie. Come di consueto, aprirà il notiziario Don Arturo con il suo editoriale. Fanno seguito la lettura del calendario liturgico, degli avvisi della parrocchia, dell'oratorio e di pubblica utilità. Per la rubrica Un santo al giorno, oggi conosceremo San Giovanni d'Avila. Giardino e orto sempreverde questa settimana vi propone la lavanda, pianta conosciuta e utilizzata soprattutto in profumeria. E al termine del notiziario potrete seguire un documentario dal titolo Le tre cime di Laveredo. Cari amici, da questa domenica, 9 maggio 2021, la Chiesa ha un nuovo beato. Si tratta di Rosario Livatino, soprannominato il giudice ragazzino, magistrato che un attentato mafioso uccise all'età di 38 anni. La Chiesa riconosce in lui un testimone della fede, un martire. Martire come testimonianza suprema di quella verità che lui voleva assolutamente difendere, la dignità di ogni persona umana, nella giustizia, nella libertà. Rosario Livatino nasce a Canicattì nel 1952, figlio unico di Vincenzo, impiegato comunale, e di Rosalia. D'adolescente si impegna nell'azione cattolica. Dopo la laurea in giurisprudenza, a soli 25 anni, vince il concorso in magistratura ed è assegnato al Tribunale di Agrigento. Nel suo diario scrive: «Che Dio mi accompagni e mi aiuti a rispettare il giuramento e a comportarmi nel modo che l'educazione che i miei genitori mi hanno impartito esige». Si occupa di indagini sulle cosche mafiose dell'Agrigentino. Conosce il rischio che corre. Sono gli anni delle uccisioni di tanti servitori dello Stato, tra cui il prefetto di Palermo, Carlo Alberto Dalla Chiesa. Ma dichiara: «Se avessi paura, farei un altro lavoro». A proposito dell'impegno civile, come dovere del cristiano, ripete: «Alla fine della vita non ci sarà chiesto se siamo stati credenti, ma se siamo stati credibili». Le sue indagini rigorose e i sequestri di beni illeciti che dispone danno fastidio alla criminalità organizzata. Dà fastidio il suo rigore morale, che influenza anche gli altri colleghi magistrati a fare meglio il loro lavoro. Il 21 settembre 1990 viene ucciso da due uomini che gli sparano mentre sulla statale Canicattì Agrigento, alla guida della sua auto, si sta recando al lavoro. La sua morte e poi quella dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino spinge lo Stato a intensificare la lotta alla mafia e crea nell'opinione pubblica siciliana un forte desiderio di giustizia e di contrasto all'omertà. Nel 2011 l'arcivescovo di Agrigento, Francesco Montenegro, ha aperto il processo di beatificazione che si è concluso nel 2020. Con il riconoscimento del martirio da parte di Papa Francesco. Viene proclamato beato. Oggi, 9 maggio, anniversario dello storico discorso contro la mafia del Santo Papa Giovanni Paolo II, in visita nel 1993 ad Agrigento. Ecco, la Chiesa ci propone la figura di questo beato, martire della fede, una testimonianza non soltanto da apprezzare, ma da
scegliere come motivo ispiratore per tante nostre posizioni, siano sempre più umane, dunque cristiane. La preghiera che certamente rivolge al Signore per tutti noi, per tutte le problematiche e sono davvero pesanti nell'Italia e nel mondo, ci sostenga e ci accompagni, mentre cerchiamo anche noi di lasciarci invadere da quello stesso spirito, spirito di verità, di giustizia e di pace, così che possiamo favorire anche noi il sorgere di un mondo nuovo, più giusto, più saggio, più a misura d'uomo, di ogni uomo, dovunque si trovi a vivere. Pace, bene e tanta serenità. Buona domenica e serena settimana a tutti voi. Arrivederci. Calendario liturgico pastorale. Oggi, domenica 9 maggio, alle ore 18:30 in parrocchiale, Santa Messa. Defunti Viviani Luigi, Cherubini Lucia e Tullio, Tognoli Rino e Zelide. Lunedì 10 maggio in oratorio alle ore 8, Santa Messa. Defunti Mazzoletti Paolo, Domenica, Gianni, Piera e Giuseppe. In oratorio alle ore 18:30, Santa Messa. Defunti Pezzi Angelo, Stefano, Palmira, Alceste e Nerina. Martedì 11 maggio, in oratorio alle ore 8, Santa Messa. Defunti Savoldi Elisa, Pedroni Mario e Morbini Angelo. In oratorio alle ore 18:30, Santa Messa pro Populo. In oratorio alle ore 20, preghiera di lode e insegnamento. Mercoledì 12 maggio in oratorio alle ore 8, Santa Messa, defunti famiglia Olini Giuseppe. In oratorio alle ore 18:30, Santa Messa, defunto Lorenzo Spagnoli. Giovedì 13 maggio in oratorio alle ore 18:30, Santa Messa, defunti Dolfini Colombo e Mino. Venerdì 14 maggio in oratorio alle ore 8, Santa Messa, defunto Don Francesco Vergine. In oratorio alle ore 15, Coroncina della Divina Misericordia. Al cimitero alle ore 18:30, Santa Messa, defunti Pietro, Caterina, Angelo e Gianni Canova. Sabato 15 maggio in parrocchiale alle ore 18:30, Santa Messa, defunti Nadia Manfredi e Galelli Costanza. Domenica 16 maggio in parrocchiale alle ore 8, Santa Messa, defunti Chiara Giuliani, Fedrini Giovanni, Giuliano e Malachia Maria. In parrocchiale alle ore 10, Santa Messa, defunti Biloni Andrea, Franco, Giuseppe, Angela, famiglia Rodella Angelo e Biloni Natalina. In parrocchiale alle ore 11, battesimo di Davorio Ludovica. In parrocchiale alle ore 18:30, Santa Messa, defunti Fezzardi Aristide, Esterina e Zannardelli Emilia. Domenica 9 maggio, Sante Cresime e Comunioni. Alle ore 9:30 e alle ore 11:15, per questioni di posti, le messe sono riservate alle famiglie interessate. Cortile e par dell'oratorio sono aperti dalle ore 8:30 alle 13 per consentire le fotografie alle famiglie dei cresimandi. Rimani in oratorio. Bar, apertura il venerdì dalle ore 20 alle 22, il sabato dalle 14 alle 18 e dalle 20 alle 22 e la domenica dalle 11 alle 12 e dalle 14 alle 22
e distribuzione dei tavoli sotto il portico come da normativa. Cortile oratorio, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18, il venerdì dalle 20 alle 22, il sabato dalle 14 alle 18 e dalle 20 alle 22 e la domenica dalle 11 alle 12 e dalle 14 alle 22. Campo sintetico. Prenotazioni al numero 389 26 74 506. I minori che vogliono giocare nel campo sintetico dell'oratorio devono presentare l'autorizzazione firmata dai genitori e un minimo di 6 persone. Presentazione proposta estate Giovani Gottoli Engo Fiesse. Domenica 9 alle ore 20:30 in oratorio. Importante esperienza per chiunque fosse interessato. Mese di maggio. Giorni feriali di preghiera del Santo Rosario alle ore 7:30 e 18 nella chiesetta dell'oratorio. La Caritas, è nuovamente possibile portare indumenti e vestiario negli orari di apertura dell'ufficio parrocchiale. Giovedì mattina, tempo dedicato alla formazione dei presbiteri, chiediamo di contattarli solo per urgenze. Laboratorio. Domenica 16 maggio alle ore 15:30, 15 posti, gioco del teatro per i bambini, per primaria. Domenica 23 maggio alle ore 15:30, 15 posti, Fabulina, mille e una storia, per infanzia e primaria. Domenica 30 maggio dalle 15, con un numero di posti da definire, animazione sportiva in oratorio per primaria e secondaria. E domenica 6 giugno alle ore 15:30, 15 posti per il laboratorio colori tema pasquale per la primaria. L'iscrizione è gratuita entro il venerdì precedente all'evento al numero 333 26 10 558 con messaggio SMS o WhatsApp specificando il nome e l'età dell'iscritto. I laboratori avverranno nel rispetto delle normative anti-Covid. Il presidente Attilio Fontana ha annunciato che lunedì 10 maggio verranno aperte le vaccinazioni per il target 50-59, ovvero per i cittadini nati tra il 1962 e il 1971. Mercoledì 2 giugno, giornata dello sport e dell'ambiente. Alle ore 9:30, deposizione targa commemorativa Angelo Rolfi lungo l'argine del fiume Gambara. Alle 10:15, presso il parco Don Carleschi, inaugurazione giochi inclusivi e consegna piantina ai nati del 2020. Alle ore 11, il centro sportivo di Via Grammatica, inaugurazione nuovi campi da tennis e campo da calcio a 7 in erba sintetica e consegna Costituzione italiana ai diciottenni. Alle ore 14:30, iniziativa Ripuliamo Gottolengo. Ritrovo presso il piazzale delle scuole medie in via Roma. Partecipazione libera. Nato ad Almodóvar del Campo nel 1499, dopo aver iniziato gli studi di diritto canonico presso l'Università di Salamanca, per un certo periodo visse da frate, poi all'Università di Alcalà studiò filosofia e teologia e nel 1525 fu ordinato sacerdote. Voleva recarsi missionario in Messico in compagnia del vescovo di Tlaxcala, Hernando de Contreras, il quale però, colpito dalle straordinarie virtù di Giovanni, lo segnalò all'arcivescovo di Siviglia, che riuscì a trattenerlo nella sua diocesi.
Il santo faceva catechismo ai bambini e insegnava la pratica dell'orazione mentale agli adulti, alternando lezioni di sacra scrittura alle molte ore trascorse in confessionale. Inoltre le sue prediche ben presto attirarono folle di fedeli nelle chiese e nelle piazze e questo suo successo suscitò probabilmente l'invidia di qualche prete che lo denunciò all'Inquisizione a causa di alcune sue frasi interpretate con malizia in senso contrario al dogma e alla morale della Chiesa. Arrestato nell'autunno del 1532, approfittò della detenzione per tradurre in volgare l'imitazione di Cristo. Pienamente assolto dal tribunale il 16 giugno 1533, tornò a predicare, trasferendosi poi definitivamente a Cordova. Verso la fine del 1536 si recò a Granada, dove conseguì il titolo di maestro in sacra teologia, e proprio una sua predica provocò la clamorosa conversione del portoghese Juan Cidade, diventato poi San Giovanni Dio, il fondatore dei Fatebene Fratelli. Nei suoi viaggi apostolici attraverso l'Andalusia, Giovanni fondò collegi per il clero a Granada, a Cordova, Evora e Baeza, coagulando attorno a sé un folto gruppo di preti secolari legati da un semplice vincolo di direzione spirituale ed entrò in amicizia con Ignazio di Loyola e Francesco Borgia, che lo avrebbero voluto nella Compagnia di Gesù. Maestro Avila morì a Montilla, presso Cordova, il 10 maggio 1569. Beatificato da Leone XIII nel 1894, fu canonizzato da Paolo VI il 31 maggio 1970. La lavanda appartiene alla famiglia delle labiate. È originaria del bacino mediterraneo ed è una pianta perenne che, sviluppandosi negli anni, produce un fitto cespuglio alto dai 50 agli 80 cm. Durante la fioritura emette un profumo molto intenso. La lavanda cresce spontanea presso luoghi aridi, sassosi e rupestri. Nei giardini i cespugli di lavanda sono adatti per formare bordure e siepi. Le foglie, opposte e strette, sono di colore verde biancastro. I fiori sono piccoli, di color violetto azzurro e formano una spiga quadrangolare. Per questo il nome botanico è lavandula spica. La lavanda ama il sole e deve essere piantata in zone ben areate e orientate verso sud. Nei paesaggi rivieraschi, aridi e sassosi di tutto il bacino mediterraneo forma cespi molto caratteristici. La lavanda tollera il freddo, ma non sopporta bene le gelate. Nei giardini, in caso di siccità, è bene annaffiarla. La moltiplicazione può avvenire per talea in un piccolo vaso. Quando poi è ben radicata, si può mettere a dimora in piena terra. Dopo la fioritura, i fusti dell'anno precedente, se tagliati a livello della vegetazione, stimolano lo sviluppo di nuovi germogli. Nell'industria la lavanda si usa per ricavarne un'essenza oleosa, che si ottiene per distillazione dei fiori e viene impiegata per fabbricare profumi, acque di colonia, saponi e detergenti. La lavanda, oltre che bella e ornamentale, si rileva utile per tenere lontane mosche e zanzare. Se destinati all'essiccazione, i rametti fioriti vanno raccolti prima che siano completamente aperti. Si legano in mazzi e si lasciano essiccare appesi in locali asciutti e ventilati. Una volta seccati, i fiori si separeranno facilmente con una leggera pressione delle mani. Messi in piccoli sacchetti di tuillet, appesi agli armadi o nei cassetti, possono sostituire egregiamente i prodotti antitarme, donando alla biancheria un gradevole profumo. E con questo è tutto, vi lascio alla visione del documentario dal titolo Le tre cime di Laveredo e vi auguro una buona domenica e una buona settimana.